può limitare il secondo della scuola, no? Francesca Saioli. I giudici ci sono? Pronti. Buongiorno a tutti, sono Francesca e sono il secondo lettore. Vorrei confutare con la ricerca ciò che è stato detto dalla squadra avversaria. Voi dite che chi vuole drogarsi lo fa al di fuori di una discoteca, ma allora perché tutte le notizie che ci giungono riguardanti a morti di overdose, i soggetti sono recati prima di morire in discoteca e c'è un'enorme differenza tra drogarsi in discoteca o al di fuori di una discoteca. In discoteca tu non sei cosciente di quello che sta capitando, in quanto grazie alla musica sparata da casse potentissime e martellante e ossessiva, le luci intermittenti che accendono e ipnotizzano il ragazzo colpiscono il nervo ottico causando allucinazioni visive. Invece all'esterno di una discoteca tu sei in grado di capire che cosa sta succedendo. Dite che esistono misure di sicurezza e garanzie, che si possono prendere misure di sicurezza e garanzia. E allora però prendiamo come riferimento il Cocore Coin, si è deciso di installare 40 telecamere all'interno del locale e un impegno massiccio di personale di sicurezza. Ma voi pensate veramente che con tutta la folla si riesca a scovare chi vede e chi compra? Direi di no. Una pasticca si ingerisce come una pillola semplicissima. È una questione di secondi e nessuno se ne accorge. E se ecstasy alleva la stanchezza, ed è questo un altro lato negativo della discoteca, si entra sempre più tardi, si esce all'alba, e l'unico modo per resistere a questi orari è una bella pasticca. Ma quando poi svanisce l'effetto che essa provoca, vi è la possibilità del 50% di andare contro un blocco di sonno, e di conseguenza, per chi guida, ha un incidente stradale. Aumentano le misure di sicurezza? I cosiddetti buttafuori non sono riconosciuti dalla legge come pubblici ufficiali e quindi per una questione di privacy non possono perquisire le persone che entrano, neanche con borse e zainetti, proprio per una questione di privacy. E voi avete detto che volete che per garantire più sicurezza si possono mettere fuori dalla discoteca dei poliziotti per una questione di sicurezza. Ma se in una grande città ci sono 50 discoteche aperte tutte quante 50 il sabato sera e mettiamo tutti i poliziotti nelle discoteche, poi arriva un ladro e va a rubare in un negozio senza problemi, scusate. E in più la discoteca è il negozio degli spacciatori. In più avete detto che dagli anni 80 sono diminuite le morti per droga. Questo è vero, perché sono state chiuse molte discoteche. Il Centro Europeo per il Monitoraggio delle Droghe e il Consumo di Droga mette l'Italia quasi all'ultimo posto nel consumo della droga. Questo perché prende in riferimento tutti i cittadini di tutte le età, ma consideriamo la popolazione età scolare, invece le cifre salgono enormemente, appunto perché si va in discoteca. È colpa dei locali che fanno entrare chiunque solamente per riempire le tasche, tantissime persone sarebbero ancora vive. Vita non significa droga e discoteca a sabato sera, ricordatelo. Del regio decreto del 18 giugno 1931 e che
è ancora in vigore tutt'oggi, che dice che un questore può chiudere un locale dopo azioni o tumulti da parte di persone considerate pregiudicate o pericolose. Ed è proprio quello che è successo al Cocorico, dove è servito un morto per far chiudere un locale 4 mesi. La vita di una persona è molto importante e non bisognava arrivare alla chiusura di un locale attraverso un morto, ma anche attraverso le 44 denunce precedenti avvenute nei confronti del locale. E queste 44 denunce non sono mai state prese in considerazione, quindi il problema non sono tanto le discoteche in sé, ma la sicurezza che c'è nel nostro paese, che è molto bassa. Comunque, chiudendo le discoteche si porta a una disoccupazione delle persone. Basta solo pensare al Gruppo Ricò, una famosissima discoteca che è rimasta chiusa appunto 4 mesi, che ha lasciato a casa 200 persone, portando una perdita economica di quasi 2 milioni di euro. Ci ha tenuto anche il ministro di Interno Alfano, ha tenuto a sottolineare questa decisione, ha voluto sollecitare le discoteche ad avere più controlli, appunto perché le discoteche sono un punto fondamentale della nostra società e i giovani d'oggi. Il problema delle discoteche, il problema non sono le discoteche in sé, ma le persone che vanno all'interno. Infatti non si hanno ripercussioni sugli spacciatori o comunque persone di poco finalità trovate all'interno. Il problema non è chiudere le discoteche, ma non bisogna pensare a chiudere le discoteche in quanto un errore che si fa chiudendo le case chiuse. In quanto si sposterebbe soltanto il problema da un luogo chiuso al punto dell'esterno delle discoteche. Grazie dell'attenzione. Per ora ci sono 2 minuti per fare gli ultimi interventi dei due capitani, in cui potete, se volete, sistemare, non aggiungere nulla oltre alle argomentazioni che già hanno fornito i relatori.